Ti vedo quasi ogni giorno. Sono felice di averti qui nel museo al sicuro, in una sala piena di luce e spesso affollata di persone che ti possono ammirare. Sei un'opera imponente e bella. Davanti alla tua presenza, però, penso a dove non sei più. Non posso fare a meno di immaginare sempre, per un attimo, quando ti vedo così densa di colore, il vuoto che ha preso il tuo posto sulla parete dove sei stata per secoli, nella chiesa di Santa Maria a Casavecchia. Un vuoto grande come te, irregolare e profondo di mattoni strappati, in quella chiesa che ora, perduta te, non ha più nulla. Ti ricordo quando eri ancora lì, sulla parete dietro l'altare, a cui prestavi servizio anche come tabernacolo. Don Vittorio, che era piccolo e rotondo, si sporgeva con fatica verso lo sportellino, dandosi un po' di spinta e appoggiandosi con la mano sinistra sulla mensa troppo ampia. Ti ricordo brillare di celeste e bianco, giallo e verde, nella penombra dell'aula spoglia poco illuminata, dove entrava luce solo dall'oculo alto della facciata e dalla finestra alla tua destra. In quell'aria grigia, oltre la fila delle panche e gli angoli più bui, non c'era altro da guardare che te. Ora come allora, tu non nascondi nulla della tua bellezza semplice. Con semplicità ti lasci guardare. Ti offre ai nostri occhi con allegra e sfacciata umiltà. Sul tuo sfondo azzurro, limitato da un festone, la Vergine è trasportata in cielo da tre coppie di angeli dalle pose scomposte, che la sostengono al di sopra di un prato di alti fiori bianchi. Quasi solo questo, se non fosse per la predella in basso, che raffigura piccole scene con il battesimo di Cristo, il martirio di San Lorenzo e al centro una Pietà, con Cristo morto che sorge dal sepolcro, sorretto dolcemente dalla Madre e compianto da San Giovanni Evangelista. Tutto è ricoperto dalla superficie smaltata propria della terracotta invetriata. Tutto, tranne il volto e le mani della Vergine, nettagli spogli in cui si rivela la semplice argilla di cui sei fatta, grigia e porosa. Nonostante questo, il volto di Maria è delicato, giovane. Le mani invece sono grosse e scrostate, con pochi miseri resti di pittura rosa. Sono atteggiate in preghiera, ma non sono garbatamente unite, ma arcuate. E si toccano appena, solo con le punte delle dita. Non sono le mani tenere di una vergine, ma mani callose, inspessite, che non riescono più a distendersi completamente. La mia nonna aveva queste mani, perché era nata contadina, e a lavorare nei campi le mani e il viso, per quanto belli, si sciupano con il sole e il freddo. Anche il mio babbo le ha così, perché con le mani lavora in cuoio da più di 40 anni. Io conosco il motivo per cui queste parti non sono invetriate. In alcuni dei molti libri che ho studiato, ho letto che il rosa non è adatto per l'invetriatura e quindi l'unico modo per rendere naturali gli incarnati è quello poco durevole di stendere il colore a secco sopra l'argilla già cotta. So che i fiori sono un richiamo forte alla Vergine, perché la rosa è il simbolo che la rappresenta e il giglio le fu donato dall'Arcangelo al momento dell'Annunciazione. So che questi fiori nascono dalla tomba vuota di Maria, che sale al cielo come donna e non solo come spirito. So che la mandorla in cui lei è racchiusa è un simbolo arcaico di santità. So che gli stemmi in basso sono quelli della famiglia da Casavecchia, antica signora di queste colline e patrona della chiesa. So riconoscere che non sei stata fatta nella bottega dei Della Robbia, ma in quella rivale dei Buglioni, che a cavallo fra 4 e 500 hanno realizzato molte opere simili fuori Firenze e fuori dalla Toscana.
Quel pettegolo del Vasari dice che Benedetto Buglioni, grazie all'aiuto di una donna innamorata, abbia rubato ai maestri della Robbia la ricetta segreta dell'invetriatura. Una seconda cottura dell'argilla cosparsa da uno smalto di polvere di silice e ossidi di stagno, piombo e altri metalli, che con il calore del forno si fonde e rende lucente e duratura la terracotta. Ecco, so tutte queste cose e altre ancora. Ma per quanto questo mi renda felice, so che non è altro che un'invetriatura superficiale sopra l'essenza vera e profonda, la terra e la forma che le è stata data. Del resto, tu mi hai conosciuta prima che iniziassi a studiare, quando appartenevo ancora a tutta la mia famiglia e parlavo solo la lingua dei contadini. Attraverso gli occhi della Vergine mi hai visto prima che io ti vedessi, al funerale del mio nonno, lì a Casa Vecchia, dove io non ti rammento, anche se so che eri lì, in mezzo al buio della mia memoria, sulla parete di fondo, dove nel ricordo mi appare solo un taglio di luce obliqua proveniente dalla finestra in alto a destra. Sei assente nel ricordo, ma ora sei qui davanti a me, e io dentro di te cerco il mio nonno Dante. Lo cerco dappertutto, in verità, tanto che la sua presenza è costante nella mia vita, anche se ne ho conosciuto quasi esclusivamente la mancanza. Lo cerco nei tuoi festoni di frutta, nell'elemento meno originale della tua composizione, un orpello messo dai Buglioni copiando i della Robbia. Lì vorrei vedere delle pere e delle prugne, e naturalmente non le trovo, perché sui festoni ci sono solo mele gialle, spighe di grano, fiori azzurri e violetti sulle foglie verdi smeraldo che compongono in tralcio formella per formella. Ma anche la loro assenza è sufficiente per farmi sentire di nuovo vicino il nonno Dante, in uno dei pochi ricordi che ho di lui da vivo. Lo vedo in pieno, accanto alla tavola del nostro soggiorno, dove sono seduta con la mamma, il babbo e la nonna. Rido e sento la mia testa che si gira veloce verso di lui, che sta in piedi davanti alla finestra della terrazza da dove entra una luce dorata che lo avvolge, mista ai riflessi verdi delle foglie dell'albero che lui stesso aveva piantato anni prima. Mi ha portato dal campo vicino a casa, in una cesta, delle piccole pere gialle, che so per certo essere state dolci, e delle prugne viola, che altrettanto certamente so essere state aspre. Doveva essere l'estate del 1986, perché a luglio dell'anno dopo il nonno è morto. Io avevo 4 anni. Per fortuna lo ricordo che sorride.